Ciao a tutti, sono Marta Sofia e benvenuti su Barbie Review, la rubrica di recensioni di Scream Week rigorosamente senza spoiler. Se siete indecisi su cosa andare a vedere al cinema, tranquilli, ci pensiamo noi di Scream Week. E oggi vi parlerò di un film che c'è al cinema e sono molto curiosa. Qualcuno di voi l'ha visto? Avevate intenzione di andarlo a vedere? Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto. Prima di farlo però, prima di iniziare a parlarvi di Godzilla e Kong, il nuovo impero, dovete fare una cosa, cliccare sulla campanella qui sotto così da non perdervi nessuno dei prossimi video di Scream Week. Inoltre, se amate le rubriche di Scream Week, sapete che sono disponibili in tanti formati diversi, tra cui anche quello podcast, e trovate il link su Spotify qui sotto. Mentre invece, per rimanere sempre aggiornati su tutte le news a tema cinema e serie TV, allora c'è Instagram e TikTok, trovate tutti i link qui sotto. Ma iniziamo a parlare di Godzilla e Kong, il nuovo impero. Ci troviamo in una situazione in cui Godzilla e Kong, i due nemici giurati, devono essere completamente divisi. Da una parte King Kong che vive nella Terra Cava, ovvero al centro della Terra, dall'altra parte Godzilla che vive sulla superficie. Tutto potrebbe andare tranquillamente per il meglio, a meno che qualcosa non vada storto. King Kong è in una crisi di mezza età, succede qualcosa e dall'altra parte Godzilla sembra essere totalmente partito per andare a risucchiare tutte le radiazioni possibili e immaginabili, diventando potentissimo. Cosa accadrà? Lo scoprirete guardando il film, perché qui non si fanno spoiler. Ma iniziamo ad andare un pochino più nel dettaglio per il film. Per chi è questo film? Per chi è Kong e Godzilla, il nuovo impero? Il film, secondo me, è prettamente per un mercato di ragazzi molto giovani. Si tenta di evitare scene troppo esplicite, non c'è nessuna goccia di sangue, e allo stesso tempo si punta proprio nel creare questi scontri tra pupazzoni che si menano, diciamolo così. Un'idea abbastanza fanciullesca, molto colorata, unita proprio da un taglio che è stato dato al film, più verso l'action fantascientifico, un po' più verso la versione fantastica. Ci troviamo davanti quasi a un'avventura dei toni fantasy, principesse, eserciti, viaggi fantastici e tanti tanti colori e anche quasi oggetti magici. Nonostante si sia molto allontanato dalle origini e le letture che si davano a Godzilla e Kong, il film mantiene un po' il taglio quasi educativo dei kaiju, quello del rispetto della natura, degli animali, trovare il proprio posto nel mondo e anche un'idea di famiglia allargata data dall'amore e non per forza dai legami di sangue. Quindi un film leggerino, coloratissimo, pensato per i bambini. Se andate lì cercando qualcosa di diverso, purtroppo non lo troverete. Ma voi avete visto King Kong e Godzilla oppure no? Fatemelo sapere qui sotto e ditemi anche che cosa ne pensate, se vi è piaciuto oppure no. Prima di farlo però non dimenticate di cliccare sulla campanella qui sotto, di seguire Scream Week su tutti i suoi social. Inoltre, per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie TV, seguite Scream Week anche su www.screamweek.it. Io sono Marta Suvi, Barbie Xanax, e se volete ancora sentirmi parlare di cinema, ci vediamo sul web come Barbie Xanax. Grazie mille per essere stati con me.